proprio la seconda parte di cui parliamo oggi, che è lo studio quindi della linea successiva a cui stiamo già studiando, in cui si fa un composito di materiali. Mi sposto qua alla lavagna, vediamo qua se siamo sempre in diretta, qua Livio sta proseguendo con il design, velocissimo. E la linea successiva ci vorranno un paio d'anni questa per studiarla, che non è, integreremo diverse cose, integreremo, non è solamente cambiare le forme o cambiare i materiali, ma è verificare poi il comportamento dei materiali sul medio lungo termine. Li dobbiamo con l'università tecnica vedere la resistenza alla flessione, resistenza al distacco delle colle, e dobbiamo anche verificare se c'è una resistenza alla compressione, non solo alla flessione. Un conto è la flessione, un conto invece è la compressione tra i materiali, alcuni scoppiano, alcuni materiali, e dobbiamo verificare gli accoppiamenti in diverse situazioni dei materiali, perché un paziente arcata superiore, arcata inferiore, qua c'aveva i denti, ok? Qua c'aveva i denti. Io metto gli impianti dentali qua, nei denti appena persi, vediamo se si vede qua, si è inquadrato, così vede tutto il gruppo. Io devo andare a calcolare l'accoppiamento dei materiali, intanto tenendo conto dello spazio protesico che mi rimane, che è questo. Qua posso fare già, ti dico, poche cose. Se io invece ho sopra un paziente che ha perso i denti da tanto tempo, gli impianti li devo mettere qui sopra, ok? Io ho questo di spazio più questo. Questo spazio io lo posso sfruttare per mettere, per esempio, pecton, oppure, anzi, metallo, titanio, mettere qua, non pecton, perché ci sono anche altri casi, titanio. Ok, rinforzo. Se invece ce l'ho qua la perdita, gli impianti sono ancora più su, allora metto titanio, titanio più pecton, che è stress assorbente, un materiale stress assorbente. Quando ho poco spazio così, posso fare solo metallo e ceramica, perché ho poco spazio. Posso decidere io quanti metri, se io ho una bocca così e ci metto 1, 2, 3 materiali, il paziente rimane così, la bocca aperta, un cavallo. Ok. Ci sono bocche invece che possono essere, poi devo prendere anche in considerazione la dimensione del viso, ci sono visi XS, visi S, visi taglia medium, taglia large, extra large. Ok, io ho per esempio una taglia S di viso. Lei con la mascherina sul viso è una taglia XS, per esempio. Non posso, sei chinata, aspetta che la torna su. Eccola lì. Lei il viso è una taglia XS. Non posso mettere dei denti che posso mettere magari in bocca a lui. E lui magari posso mettere dei denti voluminosi. Ci chiedevi ieri se era possibile, si può fare in quel caso. Me lo chiedesse lei, gli avrei guardando, gli avrei detto non si può fare. Perché sennò rompe tutto. Rompe tutto, scusami, va in interferenza, viene con la bocca così, lui sviluppa molta forza masticatoria, anche tu, ok? Lui medium, ok? Io medium small, okay? Lui è medium, lui medium large, già, lui sviluppa molta forza con l'apparato muscolare, lui mangia maglialetto, pecora in cappotto, ma strappa anche proprio, ok? Sono piccole sciocchezze che però vanno valutate quando si scelgono i materiali. Poi ci sono pazienti che possono avere tremori, che hanno quindi degli spasmi muscolari, pazienti che vanno a mangiare coi denti definitivi le caramelle. Ok, io oggi sto togliendo una garanzia, ma un paziente che mangia le caramelle coi denti definitivi e li rompono. E come l'ho capito? Perché io sono andato a guardare le protesi. Le protesi avevano una rottura non solo sul dente ma anche dietro dove c'è la ceramica che non tocca, che è la ceramica di rivestimento addirittura della parte che ci fa i denti. Okay. Noi copriamo i difetti di fabbricazione, quello che non copriamo è la negligenza. Sono sempre protesi artificiali, uno non ci può fare tutto con le simulazioni. Se ci sono delle perimplantiti, infezioni batteriche, eccetera, lì c'entra poco il paziente, a meno che non c'è un tatto così di tatto. Però se io vedo delle rotture, dei punti dove le protesi non masticano, non toccano,
perché lì ci va con abitudini viziate a sollecitare i materiali. Okay. E questo io lo dico, farò vedere, poi pubblicherò anche le fotografie, perché le fotografie con i pacchetti di sigarette salvano le vite, salvano le protesi, di modo che tutti si spaventano e dicono ah, ok, c'ho delle simulazioni, non sono niente naturali, quelle aiutano tantissimo. Un passo indietro, questi materiali, se sono diversi tra di loro, devono essere uniti. Questo più in realtà fa tutta la differenza. E ci sono anche delle tecniche di produzione del materiale che sono tra loro diversi, perché un qualcosa, una dentatura, una parte, un dente come questi lo posso produrre o per così, cioè, materiale che viene iniettato in uno stampo, okay? Oppure posso produrlo per fresaggio, da un blocchetto, fresa. C'è differenza tra i due? C'è tanta differenza. Uno potrebbe avere all'interno, se viene fuso, quindi diventa vetroso, poi raffredda, non ha una uniformità di stress interno al materiale, che c'ha invece il blocchetto. Il blocchetto fresato, infatti se andate a vedere, materiali ci abbiamo tutte e due, però una non lo usiamo in alcuni casi, lo possiamo usare. L'altro invece è meglio utilizzarlo sempre, perché ci dà meno rischio di rotture e fratture. Quando io rimetto i materiali a polimerizzare, dei cambi di temperatura mi possono dare delle micro crepe, non sono delle crepe, sono delle zone di stress che però poi quando mastica si può rompere, si rompe dopo, dopo 3000 cicli di masticazione. Oltre questo io devo calcolare che cosa? Anche che i materiali lavorando hanno bisogno di ritenzione. Se io metto un piatto, ci attacco sopra un dente incollato, è diverso che avere un piatto con un pin di ritenzione dove il dente sopra è incastonato più incollato. Uno mi dà resistenza macromeccanica, l'adesione chimica mi dà ritenzione allo strappo e mi dà ritenzione alla sollecitazione in compressione, perché poi io non vado a farli intimamente connessi, lasciamo sempre dello spazio qua in mezzo e qua mettiamo un composito morbido che è stress assorbente. Okay, c'è la colla, c'è praticamente titanio, colla, composito, colla, per esempio zirconio. Questo mi fa da assorbimento. Questo mi dà l'adesione, assorbimento da compressione, questo mi dà adesione e questo invece mi dà resistenza alla masticazione e all'usura, lo zirconio, che mi simula le proprie.